Ma la news più importante è che in Azuma Eleven Victory Road non sarà un gacha. E per fortuna. E si è concluso anche questo TGS 2023. Ci sono stati molti annunci da parte di molte case videoludiche nipponiche, ma in particolare noi di chi parliamo? Di Level 5, ovviamente. Level 5 ha presentato un bel po' di robina per il suo 25esimo anniversario, e in particolare di chi parliamo? Di Inazuma Eleven. Ma prima di parlare di Inazuma Eleven mi prendo un minuto contatto per parlare anche delle altre cose che hanno mostrato. Tanto per cominciare, Fantasy Life, che mi sta intrigando sempre di più perché è un dannatissimo RPG. Io amo gli RPG e quindi mi sta intrigando di più. La parte che un po' me la fa scendere è il gestionale, che sembra molto presente nel gioco e quindi un po' me la fa calare, ma sembra carino, magari una chance gliela do. Poi c'è stato anche Megaton Musashi, carino, nulla di più, però mi sta piacendo anche quello molto, e a me non piacciono i robottoni, è un problema. E Decapolis, e Decapolis mi ha fatto uscire fuori di cervello perché è devastante a livello concettuale, oltre che anche grafico, sì, io la grafica non la conto molto nei videogiochi, ma quello è davvero spettacolare. C'è stato un piccolo concerto dei T-Pistons, o quello che ne rimane, erano Inchi Kita e Ton Nino, ma avevano anche i dancer di supporto. Ci sono stati King Crimsoda, che hanno fatto tutte quante le opening di Yo-Kai Watch, quindi siamo familiari con il concetto, e anche Zuma, che ha fatto l'opening di Megaton Musashi, molto carina, molto rappata, molto ritmica. Ma passiamo alle news più interessanti, quelle di Inazuma Eleven. Di Yo-Kai Watch non c'è niente, perché Yo-Kai Watch se ne riparla fra 2 anni, se tutto va bene. Layton non c'era niente, a parte Ino, che parlava a ruota libera insieme ai suoi colleghi. E per il resto Inazuma Eleven è quello che ci interessa. Quindi, cosa hanno mostrato di Inazuma Eleven Victory Road? E nell'Inazuma Walker sono stati presentati anche i doppiatori di Umei Sasanami e di Haru Endo. Almeno abbiamo i volti dei due protagonisti, visto che a detta sempre di Ino si andranno a scontrare all'interno del gioco. Io sinceramente non vedo l'ora di avere una demo, o comunque sia qualcosa che ci faccia dire: ok, questo Inazuma Eleven funziona o non funziona, potrebbe anche non funzionare. Sulla carta sembra bello, ma all'atto pratico devo averlo tra le mani per capire bene, ok, passaggio è veloce, oppure passaggio è lento, oppure questo giocatore fa cagare mentre invece dai video sembra bellissimo e funziona, oppure sul gioco non funziona quando poi lo vai a provare. Bisogna avere qualcosa tra le mani. E io spero che venga rilasciata questa demo, perché capisco che chi va al Tokyo Game Show abbia la demo in anteprima, possa provare il gioco, ma poi rilasciala per i comuni mortali. Cosa che invece non è mai stata fatta con gli altri Inazuma Eleven. Infatti le demo si sono scoperte poco tempo fa, quelle che venivano fatte provare al Tokyo Game Show. Ma comunque, hanno mostrato un po' di mappa con un Umei Sasanami che se ne va in giro per la mappa. È abbastanza grande, è molto molto carina, mi aspetto molto riguardo il poter esplorare. Non è un open world, quasi sicuramente sarà un open map, ma va bene comunque, gli altri Inazuma Eleven erano open map, quindi più di questo che vogliamo. Parlando invece più approfonditamente del gioco, molti si sono lamentati perché potrebbe essere un gacha. No ragazzi, non è un gacha, non è un videogioco gacha. La presentatrice ha chiesto a Akihiro Ino: ma è un gacha? Lui fa: no, non è un gacha, è simile ai gacha ma non sarà un gacha. Cosa vuol dire che è simile ai gacha? C'è un sistema di valutazione del personaggio, quindi si parte da personaggio che sta iniziando a giocare fino a eroe super leggendario. Quindi, come si fa ad avere un personaggio eroe? Beh, si potenzia il personaggio stesso, avendo più copie dello stesso personaggio si può potenziare. Così come si può potenziare anche lo spirito del personaggio. Ma non è chiaro se potenziare lo spirito va anche a potenziare il livello di rarità del personaggio. Però sì, più personaggi hai dello stesso tipo, più diventa forte. Quindi questo è il concetto di base. Per esempio, c'è un Mark che è di rarità leggendario. Perfetto, come ne prendo un altro per farlo salire di livello? Non è stato spiegato, quindi dobbiamo aspettare ancora un po'. Inoltre ci è stato mostrato anche un po' di team building, e ci è stato mostrato come alcuni giocatori influiscono sulla squadra solo positivamente, pare. Ma credo che ci sarà qualcuno che influirà negativamente. Negli altri Inazuma c'erano, quindi non vedo perché non questo. Prima bastava che mettevi un allenatore che ti dava dei bonus e andavi tranquillo come una Pasqua. Qui invece tutti i giocatori vanno a influire sulla valutazione complessiva della squadra, tipo un passaggio più veloce o un passaggio più lento, in base ai tuoi gusti, un tiro più potente, un tiro più debole e via discorrendo. Ma come ho detto, hanno mostrato solo i bonus e non i malus.
E vabbè. Inoltre vi consiglio di andare a recuperare il gameplay di Pegachan che ha provato la demo, e è molto carino il sistema di gioco, è un po' diverso dai vecchi Inazuma, per fortuna direi, perché almeno si è svecchiato un po' il gameplay, e andatevelo a recuperare perché è molto molto carino, non è proprio dettagliato al massimo, una maniera più dettagliata sarà possibile effettuarla solo quando avremo una demo anche noi persone comuni, oppure quando uscirà direttamente il gioco, perché quella mi sa che è la strada, e no, riuscirà quasi sicuramente primo quarto del 2024. Perché? Perché non hanno detto nessuna data. Sempre secondo loro riusciranno a farlo quest'anno Decapolis e Fantasy Life. Abbiamo tutto il resto del 2023, questi ultimi tre mesi che ci rimangono, tutti occupati. Quindi mettetevi l'anima in pace, Inazuma Eleven uscirà il prossimo anno. Ma ora, in tutta sincerità, ve l'aspettavate una data di Inazuma Eleven? Io no. Che dire, news molto magre, un po' di gameplay, nessuna data, qualcuno ve l'aveva detto che non ci sarebbe stata una data, ma comunque è andata così. Ma comunque, per questo video è tutto amici, le news sono quello che sono e ci aggiorniamo con Inazuma Eleven, mi sa, a fine anno a questo punto. Ciao.